Mia, dei commissari. Sen per la prova Erasmus, per tempo l'abbiamo. È la seconda volta che questo è il nostro aspetto fatto. Vediamo, il tempo più o meno era lo stesso. Sì, abbiamo lasciato. Le vostre impressioni riguardo questo tema? La vostra esperienza qui come commissari, non lo so. Allora, per me è stata il primo anno che sono in SN ed è stata una bella esperienza comunque vedere vedere negli altri quello che io ho passato un anno fa, quando io stavo per partire per il mio Erasmus, e capire un po', ho letto più o meno un po' delle cose che sono state scritte, quindi ho visto che le sensazioni che provate voi partendo sono più o meno le stesse, quindi la voglia di conoscere, di vedere gente nuova, culture diverse. Io a Madrid, no? E quindi tornare come sto mattino? Non trovo, quindi vi preparate perché sarò terribile, però la supererete. E invece cosa altro fate, diciamo, la presentazione iniziale, cioè, fate accoglienza a Palermo? No, a me è sempre successo. Secondo voi l'accoglienza che voi date a Palermo è la stessa di quella che noi riceviamo fuori? Allora, noi ce la mettiamo tutta per cercare di far sentire da subito a proprio agio lo straniero, perché ovviamente una persona sola che parla un'altra lingua, viene da un'altra cultura, che si trova in un posto completamente diverso da quello che proviene, si trova un po' a disagio magari, quindi cerchiamo il più possibile intanto di fare gruppo tra i ragazzi che arrivano, farli conoscere tra loro, e inoltre di far conoscere la città, i posti più frequentati, quindi cercare di metterli in guardia su alcune cose piuttosto che altre, quindi diciamo principalmente quello, mettere a proprio atto la persona che arriva e farla sentire anche se si può. Questo è in generale ciò che si occupa di QSN a livello europeo. Abbiamo una grandissima maggioranza di spagnoli, per cui con il fatto che molti di noi hanno fatto l'Erasmus in Spagna ci troviamo, voi non voi, spesso per le abitudini anche che hanno gli spagnoli a parlare solo la loro lingua, a parlare spagnolo, però c'è anche chi parla inglese, chi parla il francese, eccetera, eccetera, poi ci organizziamo tra di noi. Quella sede dove c'è la bella università? Fino a qualche tempo fa avevamo come punto di riferimento l'università. Da un po' di tempo ci siamo trasferiti al PIC, che è il Palermo Youth Center, si occupa anche di altri programmi di scambio a livello europeo. Capito? E come si fa, diciamo, a collaborare con voi? Cioè, i studenti volontari come li contattano? Diciamo che ci è capitato che magari durante le nostre attività, i nostri eventi, venissero loro da noi a chiederci come potessero entrare a far parte dell'associazione, quindi noi prendiamo i loro contatti, poi li ricontattiamo e gli spieghiamo più o meno quali sono le mansioni di SN, i compiti, le attività. C'è un tesseramento? Diciamo che inizialmente c'è un periodo di prova. Quindi per vedere se effettivamente la persona interessata a continuare è presente nella vita Erasmus oppure no. Dopodiché, superato questo periodo di prova, si passa all'approvazione del socio e quindi viene tesserato. Tesseramento, quindi possiamo votare. Questa è un'associazione tutti gli esperti. Sì. Un'associazione no profit, lo vogliamo sottolineare. E poi comunque ogni anno sui 30 a settembre si fa un recruitment, cioè vengono contattate dall'Ufficio Relazioni Internazionali quelle persone che sono tornate dall'Erasmus e che quindi probabilmente saranno invogliate perché già hanno conosciuto SN a entrare anche loro in questa rete e quindi collaborare con noi. E quindi solitamente ai primi di settembre si fa una riunione con tutti i nuovi che sono interessati. Quanti siete più o meno oggi? Qual è? Sì, un po' di più. Chi più, chi meno. Chi si è perso per strada, sì, chi si è partito. Dopo. Però sì. Allora, alla fine dell'intervista facciamo sempre una domanda, grazie. Aiuto a fare. Chiediamo praticamente un segreto, qualcosa che non avete mai detto sulla vostra attività, ma che diciamo regalate a noi in esclusiva a postigliare. Quindi anche per esempio una paura che avete, anche un obiettivo che volete raggiungere. Questa domanda è difficile. Non abbiamo segreti.
qualcosa, un sogno, qualcosa che è un obiettivo. Riguardante l'associazione? Ah, sì, riguardante l'associazione. Vabbè, il motivo perché avete... Beh, io per esempio di recente sono stata all'evento nazionale perché ogni anno in Italia c'è un evento in cui si riuniscono tutti gli Erasmus d'Italia, che è stato al Castalia. E, dopo questo evento comunque io ho nutrito un desiderio che è quello di riuscire con la nostra sezione a organizzare un grande evento qui a Palermo. C'è stato? Qualche anno fa, però di recente, comunque raggiungere un'organizzazione comunque talmente salda tra di noi da riuscire a organizzare una cosa proprio di grande a livello internazionale, a livello nazionale. Sarebbe bello alla fine farlo a Palermo. Sì, sì. Abbiamo tanti problemi, però almeno ci facciamo sentire. Facciamo parlare di noi anche per qualcosa di positivo, in realtà di tanto. Speriamo bene, va bene. Un saluto per Postillana. Ciao, ciao. Con il presidente della commissione, attenzione. Ti chiami? Sono Marco Quartana, per la seconda volta ho il piacere e l'onore di essere il presidente di questa commissione a Palermo per questa borsa di studio come seconda edizione. Quali sono state le differenze che fino ad ora hai potuto trovare rispetto all'anno scorso? Sicuramente l'affluenza è stata maggiore. L'anno scorso eravamo una ventina, già quest'anno abbiamo superato i 30, quindi SN comincia a farsi conoscere sempre di più a Palermo e l'università ci ha aiutato ancora molto di più. Invece un'indicazione per gli studenti, presto a poco i compiti quando verranno corretti, questo magari? Più o meno a fine mese pubblicheremo i 3 vincitori della borsa di studio, per passare alla seconda fase. In più tutti quelli che non saranno passati potranno richiederci il compito corretto per vedere perché non sono passati. Dici una delle esperienze, degli eventi che più ti piacciono in AS? Beh, sicuramente noi nel periodo invernale facciamo un evento che noi chiamiamo ICE, che sarebbe l'incontro culturale Erasmus, dove tutte le sezioni di SN Italia si radunano a Roma, Roma Caput Mundi, volendo, e niente, noi facciamo questo evento con una 30-40 Erasmus per sezione, li portiamo a Roma, li facciamo visitare Roma come incontro culturale insieme a tutti gli altri Erasmus, ma più o meno saremo sempre sui 2000 Erasmus. Sì. Riuscite a organizzarvi? Perché ho sentito che siete circa una ventina. Oppure voi a livello nazionale siete molti? No, noi a livello nazionale siamo 49 sezioni, sì, il quale veniamo coordinati anche dal livello nazionale, che ci dice un pochino, ci dà le direttive su un pochino come arrivare al posto, sì, come agire. Perché ho visto che siete molto organizzati anche con appunto, internet, email, voi avete la pagina Facebook. Esatto, noi abbiamo il nostro network che ci fornisce un sacco di mezzi di comunicazione, Facebook, Twitter, email di tutti i generi. Canale YouTube, abbiamo Instagram che va alla grande, abbiamo una commissione che si tratta proprio della comunicazione di queste, dei nostri progetti e delle nostre attività. Quindi dal punto di vista siete al passo con i tempi? Assolutamente, noi abbiamo Alessia Carlozzo che coordina tutte le comunicazioni dell'SN Italia. Ok, allora un segreto, perché lo chiediamo sempre alla fine dell'intervista, qualcosa in esclusiva per noi che non hai mai detto riguardo la tua attività, un obiettivo, anche una paura. Guarda, io ti posso dire che la vera cosa è che è vero, l'Erasmus ti cambia la vita, ma sicuramente SN te la stravolge. Grazie, prego. Un saluto per i lettori e i... Ciao a tutti, un saluto e grazie per essere stati con noi. Diciamo che essendo già studente straniero qua in Italia ho avuto molte idee su questo tema, perché è una sensazione che già io risento essendo qua, e quindi andando fuori adesso mi ritrovo nel mio mondo, nel mio mondo, e quindi ho potuto scrivere molte cose. Di esprimere appieno quello che questa esperienza rappresenta per me. Ho cercato di essere più sincera possibile, perché davanti a una domanda riguardo a quelle che sono le mie aspettative, sì, perché era un po' il tema, la traccia del tema.
cercato di aprirmi in un certo senso, di rendere quello che mi aspetto da questa esperienza, che ancora è molto incerto, però niente, cioè, sono soddisfatta. Sì, sono soddisfatta. Speriamo che vinca. Io sono studente a scienze biologiche e il mio corso di laurea è 2 o 3 anni. Sono qua da 2 anni, quindi sono stato qua. Vado a fare l'ultimo anno fuori, non di terra, diciamo. Andrea si fossa Danzica, starò lì, sì, beh, sì, starò lì durante il prestito, cioè un semestre da febbraio, sì, da febbraio a luglio. Vado a Salamanca per Spagna per 9 mesi, poi se mi piacerà magari rimarrò per tutta la vita, a Praga per un anno, 10 mesi. Ciao a tutti amici di Postillari, ciao! Ciao ragazzi, un saluto! Ciao amici di Postillari! Ciao Postillari!